Non ero assolutamente preparato a una lotta del genere. Quindi, che schifo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Le cose sono due. Ho visto qualche video per capire insomma cos'altro c'era da fare oltre alla cattura di Luxflon. E la mia idea inizialmente era di andiamo all'aeroporto Samuel Hawk, e ci sto andando in questo momento, per vedere dove ci porta il pass per l'isola Shinobi. E questo è quello che farò oggi. Ma ci sono altri leggendari da catturare, ho visto. Quindi, magari oggi vedo cosa succede all'isola Shinobi, perché sono in blind in quel frangente. Mentre per i leggendari no. Vediamo un po'. Per quale meta ha intenzione di imbarcarsi? Isola Shinobi, Paradiso Sakura o Kanto? Paradiso Sakura? Ah, il Pink Pathway! Sì, è l'aggiornamento che è uscito. No, venerdì è uscito l'aggiornamento, sì. Però vado all'isola Shinobi prima. Non ho idea di cosa ci sia nel Pink Pathway perché non ho seguito la live. Allora, i Pokémon sono carichi perché l'ho fatti riposare al centro Pokémon e si è visto. Oh, ma è Bellocchio! Insieme a Tarassaco? Sì. Accidentaccio, che situazione! Io che pensavo avessimo chiuso con questa faccenda. Oh, Link! Allora ti è stato recapitato il mio biglietto. Meno male. Abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto. Immagino stessi trascorrendo un po' del tempo in tranquillità. Mi spiace averti contattato con così tanta urgenza, ma vedi, devo assolutamente metterti al corrente della situazione. Che succede? Anzi, sarei grato se lo facessi tu per me, Bellocchio. Certamente, compare. Link. Come avrete avuto modo di constatare nel corso di questa avventura, i portali attraverso cui Dielebi può accedere ad altre dimensioni sono davvero numerosi nella regione. Ebbene, c'è un piccolo particolare che era sfuggito anche alla stessa polizia internazionale. Però mi chiedo, quando uno viene qui, no? Perché se c'è un aeroporto all'isola Shinobi, magari è più grande, ma a noi viene mostrato solo questo piccolo punto dell'isola, magari. Però uno esplora, viene qui, vede il tempietto dedicato a un Pokémon. Ok, qual è questo piccolo particolare? Tali portali, in quanto fatti di pura energia, rischiano di subire delle alterazioni in presenza di determinate fonti energetiche. A seguito degli avvenimenti dello Xenoverse, accaduti qualche mese fa, schedati nel cosiddetto caso Eclissi, sul pianeta sembrerebbe essersi riversata energia in grandi, anzi grandissime quantità. Avete capito dove voglio andare a parare, vero? Sì, però dicevo lo stesso. Osservate questo tempietto. Non notate nulla di diverso? È rosso? È un rosso sanguigno. Questa è una vera e propria anomalia dimensionale dovuta all'influsso dell'energia di cui poc'anzi parlavo. Cos'è? Parla come Shakespeare ora? È assai probabile che all'interno di questi portali si siano annidati potenti Pokémon dagli intenti belligeranti. Da uomini di scienza ci siamo arrogati il diritto di dar loro un nome che ne descrivesse la pericolosità. I Pokémon Furia! Creature di questi o altri mondi che, colme di energia, hanno perso il controllo di sé. So che c'è Greninja, se non sbaglio, vero? Ci fu un trailer sul canale di Weedle. C'era Greninja, mi pare che era lui uno. Ed è per questo che la Polizia Internazionale, in quanto garante della quiete dimensionale, ha chiesto a me il compito di trovare qualcuno che sedasse sul nascere questo tipo di minaccia. Ed è così che mi siete venuti in mente voi, giovane Link. Ci dà anche del voi. Al momento questo è l'unico portale corrotto di cui siamo riusciti a localizzare la posizione. I ricercatori stanno lavorando sodo per identificarne altri, ma purtroppo è un lavoro che richiede tempo. Link. Sono certo che se riuscissero a ottenere più informazioni tramite questa prima furia, la ricerca ne gioverebbe. Tuttavia, a causa dell'energia assorbita, nessuna bolla è in grado di imprigionarli. Ma non temere, grazie alle conoscenze tramandate dai cardinali, siamo riusciti a ricreare un oggetto che potrebbe farcela. Sigillo Furia. Ma cos'è un sigillo per sigillare gli spiriti malvagi? Glielo metto qua in fronte. Questo è un sigillo Furia. Un antico artefatto che in un passato remoto veniva utilizzato per esorcizzare i cosiddetti demoni e contenerne i poteri, dopo averli privati delle loro energie. Ma certo. Link, sappi che questa potrebbe essere una sfida più impegnativa di quanto sembri. Mi raccomando, fai attenzione. Cos'è, hanno 10 barre della salute? Ancora una volta abbiamo affidato le sorti di questo mondo al giovane Link.
Tarassaco, è tempo per noi di tornare ad Eldiu e redigere un rapporto per la polizia internazionale. Andiamo, forza. In bocca al lupo, Link. Crepi il lupo. Attenzione, stai per affrontare una battaglia furiosa. Non potrai utilizzare alcun rimedio e potrai portare con te solo tre Pokémon. Non proseguo, vorrei salvare. Non posso portare Tianlong, quindi lo starter è vietato. 2 e Urasil, che comunque. Boh, non mi piace Urasil, ma ok. Cioè, non mi piace. Forse Sharpedo era meglio, ma è debolissimo. Urasil, dato che è folletto buio, può resistere a una quantità di attacchi più elevata. Ah, questa è l'isola Shinobi. Wow! L'aria è densa e pesante. Si può andare nell'erba. Incontreremo Pokémon qui? 66. E qui se ci vuoi venire per levellare è buono. Se non hai soldi per comprare le caramelle rare dai gemelli, si intende. È del tutto illeggibile. Wow. Chissà che tipo di Pokémon si incontrano qui. Cioè, non vorrei scoprirlo mai. Oltre quel Mascot. Growlithe! Carino! Canino! Cagnolino! Ciao, Non è che non voglio scoprirlo. Voglio scoprirlo, ma voglio andare avanti nel gioco. Oppala. Entriamo qui. Yeah! Ok. I salici piangenti che piangono. Inizia ad apparire un po' di nebbia. Eccole, Greninja! Sì, è vero, allora è lui. Bello nero, Non so che tipo è. Oh, 4 barre. 100? No! Ah, sono neanche io livello 100. Allora sì. Veleno erba, può essere? No, erba, però non hai tratti erba. Spettro? Ma dai, come tua onda fallisce? Atato! Allora, facciamo a capirci. Non è erba, non è roccia. Però ha mosse che possono, appunto, farmi danno. Hai anche una mossa d'acqua? Psico squarcia. Ah, psico, certo. È roccia. L'unica cosa che non può far male contro il fuoco è il drago. Drago roccia? No, drago roccia no. È veleno, per forza è veleno, dai. Vediamo un po' se è roccia. Madonna, però che male che fa. È roccia. Converrebbe co portarmi Kung Fu, però psico squarcio. Che schifo. Io, non lui. Lui è bellissimo. Mamma mia, roccia. Ok. Quindi è buio. È buio roccia. Tipo strano. Strano tipo buio roccia. O almeno credo. E vabbè, allora, grazie. Bruciapelo intanto tentenna. Boia, che male. Dai, resisti a un colpo. Buono.
Mi piace. Ah, peccato che ci rimanga ora. Anche qui il gioco ride, fai schifo, sei una pippa, lo so. Serve che me lo viene a dire, eh. Cavolo, questo Psycho Squarch fa troppo male. Non è normale. E non ho strumenti, a parte le Pokéball. Allora, stavolta sono ancora più fiducioso delle altre volte. Mimikyu con il vestito di Tianlong, perché ho trovato quello. È a livello 70 di base. Ha fascino, quindi riduciamo l'attacco di molto. E poi può prendere un colpo grazie a Fantasmanto. Quindi dopo fascino dovrebbe resistere a un altro attacco. Carineria. E si rompe Greninja. Le statistiche del nemico sono più elevate. La luce, sì, a caso. Il coso qui. Più veloce, ovviamente. Però prendo il colpo. Ok. Sì, ha ceduto. Pure brutto colpo, ci mancava. Ok, cala a picco. Ancora. Ma brutto colpo! E dai! Non lo so! Si può fare così? Non lo so. Bello l'RNG del boss, molto bello. Sì, vabbè, ma tutti brutti. Vabbè, notte sferza e crit ratio. Ma Psycho Squarcio pure? Ah, vedi però? Se non fa il crit resisto. Il problema è che non ho cure, non le posso usare. Praticamente quando entri ti svuota lo zaino. Quindi anche volendo non posso revitalizzare. Se Psycho Squarcio non avesse fatto brutto colpo, gli avrei fatto un altro attacco che cala a picco e se la prendeva dove non batte il sole. Fa troppo male, fa troppo male. Non ha senso, non ha senso proprio. Oh, bella. Forse ad Endeavor devo dargli un altro attacco, probabilmente. È meglio. L'unica cosa ora è vedere se riesco a fare due fascino. E non solo uno. Riuscirò a fare ora due attacchi fascino? No, probabilmente no. Però uno ci prova. Quanto è bello sto Greninja, mamma mia. Game Freak, lavora, forza. Laccio erboso? Ok. Fanne un altro, così non mi fai nulla. L'acerboso conta sul peso del nemico, io peso poco. Guarda, ti riduco a nulla l'attacco. Te lo riduco a nulla, porca miseria. Brutto colpo, certo. Posso farlo un'altra volta? Perfetto, va bene, ho sprecato solo tre volte, va bene. Malcomune. Così mi riprendo un po' di punti. Ma come fallisce? Malcomune può fallire, no? Fallisce proprio Malcomune. Tentenna ora sicuro. Ti pareva? Ma ha resistito, meno male. Beh, sì, non gli faccio nulla. Ma guarda, tanto 13 punti, sì, era normale, eh. Allora, Endeavor, gli ho dato fuoco al colpo. Dato che fuoco al colpo non ha la massima precisione, deve fallire per forza lì, al primo tentativo. Non ha fallito, meno male. Però non gli fa nulla. Gli fa di più fuoco al colpo o colpo basso? Perché cresci pugno non lo impara Endeavor, nonostante abbia delle mani. O zampe, volendo. Ovviamente brutto colpo! Ma perché? Ma perché? Anche quando riduco a nulla il suo attacco,
Deve fare brutto colpo per forza. Potevo fare bruciapelo, io facevo un danno aggiuntivo, ma ok. Ecco, in questo caso cala anche la mia difesa e sono cavoli amari dopo. Così! Quanto pesa? Quanto pesa? Un quintale! Oh, ma oltre 200 punti mi ha tolto! 8 hours later. Quindi, ricapitolando. Psicosquarcio 100% high crit ratio, quindi mi sciotta. Notte spersa, se critta mi sciotta. Se critta, ma critta al 90%, quindi sì. Laccio erboso mi sciotta, Kung Fur. Non so perché. Frana non mi sciotta se ha l'attacco meno 4. Quindi lì va bene. Ricapitolando, devo venire con dei Pokémon acqua e lotta. Dalla wiki di Xenoverse, fuoco buio. Ci ritornerò con più preparazione. Non mi dispiace sinceramente caricare un video dove faccio schifo, tanto non è un problema. Non ero assolutamente preparato a una lotta del genere. Quindi... che schifo. Davvero, davvero tosta. Quindi fuoco buio, un lotta, un'acqua e un altro acqua, speciale e fisici. Devo impasticcarli di rimedi, di carburante, di difesa speciale. Non so che cavolo devo fare. Acqua no. Acqua no perché allaccio erboso. Tutto lotta. Lotta, roccia neanche, perché roccia e terra con laccio erboso mi sciotta. Ma mi rifarò. Nel frattempo in descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. Con te non è chiusa qui.